Stock 84, Royal Stock, Stock Original, la grande tradizione del brandy. E se vi piace una grappa naturale, genuina, Julia, la grappa di carattere. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi e stiamo per collegarci con Torino per Juventus-Inter, Cagliari per Cagliari-Napoli, Roma per Lazio-Roma, Milano per Milan-Torino, Catanzaro per Catanzaro-Perugia. Ai microfoni i colleghi Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Giuseppe Viola, Ezio Luzzi. I primi tempi via Torino. Juventus 1, Internazionale 0, a voi Cagliari. 0-0 tra Cagliari e Napoli, a voi Olimpico. All'Olimpico siamo al terzo della ripresa, 0-0 tra Lazio e Roma, a voi Milano. A San Siro Milan 2, Torino 0, a te Luzzi. A Catanzaro, Catanzaro 1, Perugia 0, a voi studio. I primi tempi delle altre partite a Cesena, Cesena 1, Varese 1, a Firenze Fiorentina 0, Ascoli 0, a Vicenza Lanerossi Vicenza 1, Sampdoria 1. A Terni, Ternana 0, Bologna 0 ed ora in breve le note di cronaca via Torino. E al Comunale di Torino ripetiamo, Juventus 1, Internazionale 0, mentre stanno scorrendo i minuti del riposo. Dall'accenno di neve di questa mattina si è passati qui a Torino a condizioni di tempo quasi accettabili, con cielo nuvoloso, qualche raggio di sole e un po' di vento. Priva dello squalificato Gentile la Juventus, dello stirato Moro e del contratto Mazzola all'Internazionale, le due squadre si battono agli ordini di Menicucci davanti a 48.000 spettatori. La cronaca potrebbe essere risolta con poche parole, dato che nel corso dell'incontro si è visto per la verità poco, soprattutto sotto le due porte. Gli episodi a nostro avviso sono in effetti due. Il primo riguarda un salvataggio di Facchetti al 14° con Vieri fuori causa, quasi sulla linea di porta per respingere di destro, un colpo di testa di Damiani che spostato a sinistra riceve un bel cross di Furino, il quale dalla parte opposta vince un duello con Fedele. Il secondo, la strepitosa rete di Cucureddu, segnata su calcio di punizione concessa per fallo commesso a tre quarti di campo ai danni dello stesso Cucureddu. Capello tocca per il terzino sinistro e va a partire un secco rasoterra che si insacca alla sinistra di Vieri, vanamente preteso su intuffo. Per quanto riguarda l'Inter si potrebbero menzionare le due occasioni che Boninsegna ha avuto ricevendo la palla al limite dell'area, ma che ha sciupato buttando il pallone fuori. E ripetiamo, con una strepitosa rete di Cucureddu segnata al 39esimo, la Juve conduce per una rete a zero. A voi Cagliari. Le squadre sono in campo per la ripresa in questi istanti. Il via è stato dato adesso da Gianluisi. Al Sant'Elia abbiamo 10.000 ombrelli e circa 25.000 spettatori, di cui oltre 2.000 tifosi napoletani giunti nell'isola grazie ad un alacre ponte aereo. Il Cagliari, come già gli era accaduto contro la Lazio, ha dovuto ricorrere ad uno schieramento di emergenza che presenta Tomasini libero, Nicolai stopper, Roffi mediano a sostegno, Poli ala di raccordo, Quagliozzi e Bianchi interni e Gori e Virdi spunte. Nel Napoli, che deve rinunciare a Carmignani e presente fra i pali Favaro, il libero è Burgnic, lo stopper La Palma, il mediano di spinta Orlandini, l'ala tattica Massa, gli interni Giuliano ed Esposito, le punte Clerici e Braglia. Dirige Gianluisi, coadiuvato dai guardalinee Concina e Costantino. Il gioco è molestato dalla pioggia e da un robusto vento di maestrale che rende talvolta imprevedibili le traiettorie della palla. Il Napoli ha governato il gioco più del Cagliari, ricavando tuttavia dalla circostanza due sole opportunità. Al 26esimo, quando su bel servizio di Giuliano Massa si liberava in aria, fallendo però la conclusione di sinistro. E al 44esimo, quando un errore di Mancin favoriva Braglia, che tuttavia a un passo dal gol si faceva precedere dalla prontissima uscita di Vecchi. Il Cagliari dal suo canto andava vicino alla segnatura solo al 29esimo, con un secco destro di Bianchi dei 16 metri che si perdeva di poco a lato. In questa ripresa il vento favorirà il Cagliari, ancora 0-0 fra Cagliari e Napoli mentre giochiamo il secondo minuto della ripresa e sentiamo che accade all'Olimpico. A te Ferretti. All'Olimpico siamo invece nettamente in anticipo, siamo già al sesto della ripresa, 0-0 tra Lazio e Roma. La pioggia che continua a cadere rende impossibile il tutto esaurito, gli spettatori sono comunque circa 70.000, l'arbitro è Agnolin. La Lazio ripresenta Ghedina e Martini a terzini, nella Roma Peccennini e Succhinaglia al posto dell'infortunato Battistoni, Bruno Conti è in panchina e Di Bartolomei è all'ala destra. La prima azione è della Roma, già al secondo minuto Cordova si esprime in uno dei suoi numeri e in dribbling entra in area di rigore laziale, ma al momento del tiro interviene Wilson e gli soffia la palla. La Lazio replica al quinto con un tiro di Chinaglia dal limite alto sulla traversa. Nonostante il terreno pesante, la partita è assai veloce e valida sul piano agonistico e spettacolare. Al 20esimo la Roma sfiora il gol, cross da destra di De Sisti, bella elevazione di Penso ad un metro dalla porta di Pulici, colpo di testa e palla che va a sfiorare la traversa. Replica immediata di Chinaglia che con un calcio di punizione molto violento costringe Conti ad una deviazione in angolo, peraltro assai bella. Ma l'occasione più grossa è indubbiamente quella di D'Amico alla mezz'ora. Su un passaggio corto di Santarini l'ala sinistra intercetta e si viene a trovare in ottima posizione, palla al piede, entra solo in area di rigore, Conti esce e gli respinge il tiro scivolando a piedi uniti. Giallorossi
rossi replicano prima con un tiro di Penso sull'esterno della rete e poi su un ritardato intervento di Oddi con un diagonale di Prati che termina fuori. Poi nient'altro per quanto riguarda il primo tempo, gli angoli sono 3-1 per la Lazio, il risultato è 0-0 quando siamo all'ottavo del secondo tempo. A voi Milano. Siamo giunti al quarto della ripresa, il Milan conduce sul Torino per 2-0, un Torino largamente rimaneggiato in difesa con un portiere esordente, si tratta di Giuliano Manfredi di 22 anni, è una tradizione contraria, da 20 anni infatti non vince a San Siro. È stato infilato dal Milan alla prima occasione, dopo 6 minuti Gorin ha raccolto di testa e schiacciato in rete un corner battuto da Rivera. La replica del Torino si è tradotta in calci d'angolo, 6 in 3 minuti, le successive incursioni di Benetti e Chiarugi, quest'ultimo sbaglia un gol che sembra bello e fatto, dimostrano come il Milan però ritorni subito padrone del campo. Sabadini poco prima della mezz'ora manca il raddoppio con una puntata che sfiora il palo. Rivera e Chiarugi lavorano in punta di piedi e fanno spettacolo, ma soprattutto si segnala Gorin per la costante applicazione in fase di copertura. Il secondo gol arriva quasi puntuale al 36esimo. Calloni, dopo una punizione di Rivera, ferma la palla in aria a qualche metro dalla linea di fondo, spalle alla porta, finta che inganna Groppi e Ceresel e tiro a sorpresa che fa fuori Manfredi. Al 40esimo c'è forse un rigore da di Chiarugi a terra su intervento di Mozzini e poco dopo Graziani non sa approfittare di un'incertezza della difesa e consente a Turone di salvarsi in angolo. La partita è abbastanza divertente, il giovane Pallavicini messo a guardia di Rivera è un po' in crisi e ha rimediato anche un'ammonizione. Siamo al quinto della ripresa, il Milan, vi ripeto, conduce grazie ai gol di Gorin e Calloni, dirige il signor Levrero in una giornata fredda e luminosa davanti a 45.000 spettatori. È tutto per ora da San Siro, a voi Catanzaro. Confermo il risultato del primo tempo, Catanzaro 1 Perugia 0, mentre siamo giunti al quarto minuto della ripresa. Il gol è stato realizzato al 43esimo dal centravanti Piccinetti, che ha raccolto un cross dalla sinistra di Palanca e ha battuto Marconcini con un colpo di testa da distanza ravvicinata. La partita è tecnicamente valida fra due squadre ottimamente predisposte al gioco d'attacco, abilissime nello sfruttare le fasce laterali del campo. Il Catanzaro ha marcato almeno fino a questo momento una maggiore superiorità territoriale e ha avuto a disposizione, prima del gol di Piccinetti, due eccezionali palli gol, la prima al 25esimo con Spelta, la seconda al 30esimo con Palanga. Tutte e due le volte la palla colpita di testa è uscita al lato di poco. Al 35esimo invece è stato il portiere Pellizzaro con uno straordinario colpo di reni a salvare la porta del Catanzaro su incornata di Marchei. Poi allo scadere del tempo i calabresi sono passati in vantaggio. In questo scorcio di ripresa c'è da segnalare soltanto un calcio di punizione del perugino Picella, che è andato nettamente fuori. Il cielo è coperto e minaccia pioggia, il terreno è leggermente scivoloso, arbitra Michelotti. Al cospetto di spalti gremiti, ripeto il risultato, Catanzaro 1 Perugia 0 al quinto minuto della ripresa. A te Bortoluzzi. Bene Luzzi, e dallo studio pochi minuti, poi andremo a Torino, a Cesena dunque, Cesena 1 Varese 1, all'ottavo minuto va in vantaggio il Varese con Tressoldi che raccoglie da pochi metri la palla non trattenuta dal portiere Boranga su tiro di punizione di Maggiora. Al 20esimo pareggia il Cesena con Bertarelli su calcio di punizione battuto da Rognoni. I calci d'angolo 2-1 in favore del Cesena, il terreno è buono, 15.000 sono gli spettatori, arbitra il signor Menegas. A Firenze Fiorentina 0 Ascoli 0, calci d'angolo 4-3 per l'Ascoli, terreno allentato, 18.000 gli spettatori, arbitra il signor Gussoni. A Vicenza Lanerossi Vicenza 1 Sampdoria 1, 17esimo in vantaggio la Sampdoria con Bedin di testa su cross di Boni, 42esimo pareggia per il Vicenza Vitali su rigore, un rigore concesso per fallo di mano di Bedin, 4-2 in favore del Vicenza agli angoli, terreno buono, 20.000 gli spettatori, arbitra il signor Serafino. A Terni, Ternana 0, Bologna 0, 5-3 per la Ternana agli angoli, il terreno è allentato, 20.000 sono le persone che assistono alla partita, arbitra il signor Casarin. Vediamo il quadro in Serie B, situazione all'ottavo della ripresa. Arezzo 0, Verona 0, Atalanta 1, Avellino 0, Como 1, Reggiana 0, Genoa 1, Pescara 1, Novara 0, Spal 1, Palermo 1, Brescia 0, Parma 0, Alessandria 0, San Benedettese 2, Brindisi 0, Taranto 0, Foggia 0. In Serie C, per i due incontri in schedina, situazione di parità. Giulianova 0, Modena 0, Messina 0, Regina 0, e andiamo a sentire Ameri. Qui siamo giunti al quinto minuto della ripresa, la situazione è immutata. Scusa Ameri, qui è Sant'Elia, il Napoli è passato in vantaggio, autogol di Mancini sul cross di Esposito, tutto questo al settimo. Napoli 1, Cagliari 0, a te la linea. Bene, riceviamo la linea, mentre siamo, ripetiamo, al quinto minuto di gioco al Comunale di Torino, il risultato è sempre di una rete a zero per la Juventus. Ricordiamo, ha segnato Cucureddu al 39esimo del primo tempo, grazie a un calcio di punizione concesso all'arbitro, realizzato dallo stesso Cucureddu, una rete davvero bella, segnata con un secco tiro rasoterra che si è insaccato sulla sinistra di Vieri. Vediamo intanto le formazioni delle due squadre. L'Internazionale ha in campo per questo secondo tempo Vieri, Cattelan, nel primo tempo ha giocato Fedele, sta attaccando ora l'Inter.
Cattelani, dicevamo, Giubertoni, Oriali, Facchetti, Bini, Mariani, Bertini, Boninsegna, Scala e Nicoli. Per la Juventus giocano Zoff, Spinosi, Cucureddo, Furino, Morini, Scirea, Viola, Causi, Obettega, Capello e Damiani. Ecco, intanto stiamo osservando sul campo che sta attaccando la Juve, Viola che supera sulla destra la linea centrale del campo, si è fermato improvvisamente, ha dato la palla indietro a Furino che avanza, poi passa il pallone sull'estremo settore di sinistra dove è scattato oltre la linea mediana a Capello, avanza il mezzo sinistro della Juve nella posizione di ala sinistra, giunto all'altezza del limite dell'area, pronto ad effettuare un cross, l'effetto in questo momento, scatta Bettega, scatta anche Damiani, è in aria, esce Vieri, riesce a colpire la palla Damiani, porta vuota, ritorna Damiani, porta vuota ancora, tiro, la palla termina sul fondo. Damiani aveva girato Vieri che in uscita è riuscito a allontanare la palla dal giocatore avversario, è riuscito, tornando naturalmente indietro dopo aver girato Vieri al limite dell'area, a tirare in porta, ma il suo tiro è stato impreciso e la palla è terminata sul fondo. Ricordiamo ancora un colpo di testa di Damiani al terzo e ancora un colpo di reni di Vieri per buttare in angolo al quinto minuto di gioco, prima che entrasse in un collegamento appunto con voi, un pallonetto di Bettega. Ecco intanto l'Inter che si è portato oltre la linea centrale del campo, ecco Bini che riceve un passaggio da Nicoli, avanza, ha davanti a sé Cucureddu, cerca di superarlo, anzi Causio passa indietro a Nicoli, gioca aperto sulla destra per Oriali, quasi al limite, cross per Mariani che cerca di colpire la palla, alle sue spalle la colpisce invece Spinosi che allontana ed ecco la Juve che si riporta nuovamente in attacco, recupera Bettega che ha superato la linea centrale del campo, sulla destra attende Causio, scende ancora Bettega, cerca di ribassi di Facchetti, vi riesce ma non riesce a superare Cattelani che, ripetiamo, nel secondo tempo ha superato, è entrato al posto di Fedele, la palla termina a Facchetti, ancora indietro a Cattelani, controlla la sera, anzi a Scala, e poi la passa a Bini il quale avanza verso la linea centrale del campo. Siamo giunti al settimo minuto di gioco del secondo tempo qui al Comunale di Torino e sempre la Juve in vantaggio per una rete a zero, rete, ricordiamo, messa a segno da Cucureddu al 39esimo del primo tempo. Cattelani effettua un tiro cross verso Zoff che non impensierisce il portiere della Juventus, la palla termina sul fondo. Al settimo, il risultato è immutato qui al Comunale di Torino, a voi Cagliari. Dove si gioca il decimo della ripresa, il Napoli, come abbiamo segnalato nel flash che abbiamo fatto su Torino, è passato in vantaggio grazie ad un autogol di Mancin. L'azione al settimo, scambio sulla destra fra Orlandini ed Esposito. Il numero 10 azzurro lasciava partire un cross ben calibrato che spioveva davanti al naso di Vecchi. Massa, che stava irrompendo, era preceduto da un malaccorto intervento di Mancin che metteva nella propria porta. In precedenza al quinto ancora Massa con un ottimo spunto si era liberato per il tiro sulla fascia destra dell'area di rigore cagliaritana, ma un ottimo recupero difensivo di Bianchi aveva stroncato la possibilità di concludere da parte dell'ala azzurra. Ancora il Napoli all'attacco con Braglia, ha ceduto verso Giuliano, siamo sulla tre quarti del Cagliari, il Napoli insiste all'attacco portando avanti i centrocampisti e approfitta anche del momento di sole che è venuto a confortare questo scorcio dell'incontro. La pioggia è cessata, il terreno si fa meno allentato e il Napoli e anche il Cagliari ovviamente possono manovrare con maggiore maestria. È Esposito che ha ricevuto da Giuliano, siamo ancora sulla fascia dei 16 metri, avanza ancora Giuliano, cerca di difendere in palleggio la palla dall'intervento di Roffi, vi riesce, palla ancora ad Esposito, sta per partire il cross, sta per intervenire Bianchi, viene superato in dribbling, ceduta la palla poi a Clerici, ma l'azione sfuma perché Clerici preferisce andare dietro a Burnic. Da segnalare che il Cagliari all'inizio di questa ripresa ha messo in campo il numero 14 Valeri in sostituzione di Dessì. Valeri ha rilevato i compiti di Dessì andando a controllare Braglia. Siamo giunti, ripetiamo, all'11esimo, Napoli in vantaggio a Cagliari per 1-0, a te Ferretti. Siamo esattamente al 16esimo del secondo tempo a Roma, sempre 0-0 tra Lazio e Roma, c'è un tiro di Garlaschelli che però non ha esito in area di rigore romanista, piove adesso con maggiore intensità, la Lazio va vicinissima al gol subito in apertura di ripresa al terzo, Chinaglia spostato sulla sinistra in area di rigore romanista effettua un pallonetto a scavalcare, la palla sta per entrare in rete ma proprio sulla linea di porta con una sforbiciata salva Peccennini, subito dopo D'Amico entra in area sulla sinistra, scavalca il suo avversario ma il suo cross rasoterra si esaurisce tra le braccia del portiere della Roma Conti, replica pericolosissima della Roma con Negrisolo che entra in area di rigore laziale e lascia partire un tiro assai violento deviato in calcio d'angolo da Pulici, adesso è la Lazio che preme quando siamo al 17esimo minuto del secondo tempo, 0-0 all'Olimpico, a voi Milano. 13esimo a San Siro, il Milan sempre in vantaggio sul Torino per 2-0 con gol messi a segno da Gorin al sesto e da Calloni al 36esimo del primo tempo. È sempre il Milan, anche nel periodo in cui non siamo stati collegati, a fare le cose migliori grazie alla mobilità di Gorin e Bigone, alla buona giornata di Rivera, da registrare le incursioni di Sabadini e Calloni che hanno costretto Manfredi a difficili interventi. C'è ora il signor Levrero che ha fermato il gioco poco fa, il
l'arbitro ha ammonito Benetti. È tutto per ora da San Siro, vi ripeto il risultato, 2-0 in favore del Milan, a voi Catanzaro. Risultato invariato, Catanzaro 1, Perugia 0, al 13° minuto della ripresa, partita sempre bella e avvincente, grazie alle tattiche decisamente aperte delle due squadre, con palla trascinata in velocità sull'uno e sull'altro fronte, più pericoloso almeno fino a questo momento il Catanzaro. Diamo un'occhiata alle formazioni rispetto a domenica: nel Catanzaro rientra Piccinetti centravanti e Spelta si sposta all'ala destra, mentre Nemo va in panchina. Nel Perugia l'unica novità è costituita dal recupero del centrocampista Menta al posto di Tinaglia, costante inversione delle ali fra Scarpa e Marchei, ma anche nel Catanzaro un continuo turbiglione di smarcamenti. Risultato invariato, Catanzaro 1 Perugia 0, a voi studio. E sugli altri campi sempre situazione di parità: Cesena al 12°, Cesena 1 Varese 1, a Firenze Fiorentina 0 Ascoli 0 al 10°, a Vicenza Lanerossi Vicenza 1 Sampdoria 1 all'11°, a Terni 12°, Ternana 0 Bologna 0. In Serie B è cambiato soltanto un punteggio, il Brindisi ha accorciato le distanze, quindi a San Benedetto del Tronto, San Benedettese 2, Brindisi 1, e andiamo a Torino. 12° minuto della ripresa qui al Comunale di Torino, attacca in questo momento l'Internazionale, Scala che passa verso il centro per Bertini che sbaglia il passaggio all'indietro, scatta quindi anche la Juve, bellissimo colpo di tacco di Damiani sulla sinistra per Furino, avanza in questo momento Furino, scatta Damiani ancora al centro avviandosi verso l'area, intervento di Facchetti che riesce a salvare la situazione piuttosto difficile, porta il pallone fuori area sulla destra e avanza verso la linea centrale del campo, intravotabile il capitano dell'Inter, oggi infatti Facchetti in mancanza di Mazzola è il capitano dell'Internazionale. Ecco intanto passaggio di Nicoli in avanti a Mariani, un tocco ancora indietro di Mariani a Nicoli che ferma improvvisamente la palla, poi avanza spostandosi da destra verso il centro, tentativo di passaggio in profondità, ancora uno scambio con Boninsegna che poi tarda a scattare dopo aver passato il pallone di ritorno a Nicoli, quindi l'azione struma anche per l'uscita rapida di Zoff che si sposta sulla sinistra e recupera il pallone, lo cede sui piedi di Furino, ecco Furino che ha passato la palla a Scirea, avanza il libero della Juventus, tocca poi il pallone sulla destra per Capello che giocherà un po' con la palla, la mette a terra, Rasoterra la manda oltre la linea centrale del campo a Bettega che si fa incontro alla palla, ecco sulla destra di Bettega Causio che riceve il pallone termina ancora sulla destra per Cucureddu, cross di Cucureddu ancora per Damiani che sta per alzare la gamba e rovesciare la palla, ma Giubertoni interviene di testa e respinge e recupera ancora Oriali che avanza verso la linea centrale del campo, invita l'azione per Giubertoni che si porta in avanti dalle retrovie, cerca di superare anche Furino, invita l'azione ancora Oriali, tutto si svolge sul settore destro dell'attacco interista, ancora Mariani che riceve il pallone, cross verso il limite dell'area avversaria, Oriali cerca di recuperare il pallone, spinta ancora di testa da un intervento di Capello, è recuperato da Viola che avanza oltre la linea metà del campo, invitata l'azione Causio che scatta, stop improvviso, si libera ancora di Cattellani che è passato a controllare il numero 8 della Juventus, poi Cebbini che commette una scorrettezza ai danni di Causio, lo mette a terra, intervento di Menicucci che redarguisce severamente il giocatore interista, mentre molto probabilmente verrà battuto, penso, un calcio di punizione in favore dell'Inter per il fallo precedente. Ecco che l'arbitro intanto fa Scusa Mary, sono ancora Ciotti da Cagliari. Il Cagliari ha pareggiato con Bianchi, tutto questo al quarto d'ora. Pertanto al 15° della ripresa la situazione è la seguente. Cagliari 1, Napoli 1, a te la linea. Boato di soddisfazione qui al Comunale di Torino per applaudire appunto alla prodezza del Cagliari che è riuscito a pareggiare con il Napoli. Teniamo ancora la linea per qualche secondo, osserviamo ancora sul settore di sinistra Nicoli che cerca di destreggiarsi sul pallone, costretto a ritornare indietro, a passare la palla verso il centro a Giubertoni che scatta. Tentativo di superamento da parte di Damiani, non vi è riuscito, la palla termina ancora sulla fascia centrale del campo dove viene riproposta un'altra azione d'attacco da Bettega. A Damiani ancora, attende Bettega al limite dell'area, Damiani cerca di portare il pallone verso il fondo per effettuare il cross in lotta con Giubertoni che gli toglie la palla, giunto all'altezza della bandierina nel calcio d'angolo riesce a vincere il tackle con Damiani, passa il pallone a Cattellani, quest'ultimo allunga indietro al portiere Vieri. Al quarto d'ora sempre 1-0 per la Juve, ricordiamo per quanti siamo messi in ascolto, rete di Cucureddu al 39° su calcio di punizione, a voi Cagliari. Dove si gioca il 16° e dove, come abbiamo già segnalato nel flash su Torino, il Cagliari è pervenuto al pareggio. La squadra di Radice, chiamata al recupero del risultato, ha cercato di dare maggior peso al proprio gioco offensivo sollecitando le proiezioni dei centrocampisti e in una di queste, effettuata da Bianchi, su suggerimento di Virdis che aveva ricevuto da Quagliozzi, l'azione era stata impostata da Cori, Bianchi ha potuto proiettarsi sulla fascia destra dell'area di rigore napoletana e ha fulminato Favaro con un bel tiro di collo destro teso
che si è insaccato alla sinistra del portiere napoletano, che in precedenza, questo va segnalato per la cronaca, era stato impegnato in una sola occasione, in occasione di uno spiovente che aveva bloccato con sicurezza. Il Cagliari, abbastanza evanescente sulla linea offensiva per tutti i primi 45 minuti, ha dato invece maggiore disinvoltura alle proprie azioni d'attacco subito dopo aver incassato l'autogol di Mancin, e la conseguenza, come abbiamo visto, si è vista con questo gol di Bianchi, arrivato non al termine di un'azione casuale ma a coronamento di una manovra abbastanza organica, ispirata da Gori, perfezionata da Quagliozzi e conclusa poi da Virtis con il passaggio vincente per l'autore del gol Bianchi. Siamo al 17° al Sant'Elia, 1-1 fra Cagliari e Napoli. A te Ferretti. All'Olimpico siamo al 23°, il risultato non è cambiato, 0-0 tra Lazio e Roma. Le azioni sono sempre alterne, anche se in questo lasso di tempo si sono rivelate meno pericolose e concrete che in precedenza. Al 17° una discesa di Carlaschelli sulla destra, l'ala non riesce a superare Rocca ma guadagna un altro calcio d'angolo. Al 20° lo stopper laziale Oddi si porta avanti e quasi dal limite dell'area di rigore giallorossa, spostato sulla sinistra, lascia partire un tiro fortissimo all'incrocio dei pali che dà l'illusione del gol, ma Conti è bravissimo a deviare in calcio d'angolo. Al 22° da segnalare un calcio di punizione per la Lazio, battuto a circa 5 metri dal limite dell'area di rigore romanista, calcio battuto da Frustalupi spostando al centro verso D'Amico, il tiro di D'Amico sfiora il palo destro della porta di Conti. Siamo adesso al 24°, il gioco è a centrocampo, il punteggio 0-0 tra Lazio e Roma. A voi Milano. Risultato immutato al 20° della ripresa qui a San Siro, dove il Milan conduce sul Torino per 2-0, un Torino impacciato che non riesce a organizzare una valida reazione per rimediare a una situazione che ci pare gravemente compromessa. Quasi mai il gioco degli ospiti arriva al limite dell'area rossonera, e mentre il Milan gioca in assoluta scioltezza, adesso sta manovrando con Chiarugi, la palla ritorna verso Bigon e quindi a Benetti, gioco piuttosto scontato a questo punto da parte milanista, ma ripeto, è un Torino timido quello che calca l'erba di San Siro oggi. Siamo al 21°, Milan in vantaggio per 2-0. A voi Catanzaro. A Catanzaro siamo al 20° della ripresa, il risultato è sempre di 1-0 per il Catanzaro sul Perugia. La partita ora è decisamente più equilibrata. Il Perugia, che per tutto il primo tempo aveva controllato l'incontro, ora sta venendo fuori nel tentativo di pareggiare il gol di Piccinetti. Il Catanzaro adesso fa maggiormente argine a centrocampo, controlla comunque la partita. Ancora c'è un'azione del Perugia in avanti, niente di fatto, risultato invariato, Catanzaro 1 Perugia 0. A voi studio. E qui è lo studio, persiste la situazione di parità sugli altri quattro campi della Serie A. Cesena 1 Varese 1 al 16°, da segnalare però al 14° un rigore a favore del Varese per fallo di Danova su Sperotto, è stato parato da Boranga, ha calciato il rigore Sperotto. A Firenze Fiorentina 0 Ascoli 0 al 14°, a Vicenza Lanerossi Vicenza 1 Sampdoria 1 al 16°, 18° a Terni, Ternana 0, Bologna 0. Due punteggi cambiati in Serie C ed entrambi in favore delle squadre di casa. Quindi Giulianova 1, Modena 0, Messina 1, Regina 0, via Torino. E qui siamo giunti al 19° minuto della ripresa. Il gioco è fermo in questo momento perché Oriani si è infortunato scontrandosi con Capello. Ora si è alzato in piedi. L'arbitro Menicucci, che dirige l'incontro, comanda un calcio di punizione, mentre la Juve, ricordiamo, è in vantaggio per 1-0. La rete è stata segnata da Cucureddu al 39° del primo tempo su calcio di punizione. La punizione che è stata concessa ora all'Inter sta per essere battuta a tre quarti di campo dalla metà campo juventina. Ecco Bertini, avendo accanto a sé Boninsegna, si appresta ultimamente a toccare per il centravanti, che invece in questo momento si sposta ora in avanti. Parte il tiro di Bertini e Boninsegna, colpo di testa, parata non difficile di Zoff, che attende che la palla gli giunga fra le braccia. Sulla rimessa in gioco effettuata con le mani da Zoff, è Furino che sulla sinistra recupera al limite, recupera la palla, la lunga in avanti a Causio, il quale a sua volta allunga a Bettega. Ecco Bettega che è scattato, passa il pallone sulla sinistra ancora a Causio, poi si sposta rapidamente verso il centro per recuperare il passaggio di Furino, di Causio, ecco ancora tiro e il pallone termina sul fondo sul tiro di Damiani. Ma crediamo che Damiani si sia fermato nell'effettuare il tiro perché deve aver sentito il fischio di Menicucci, che ovviamente è riuscito a cogliere un'azione, pensiamo, fallosa da parte dei giocatori della Juventus e pertanto ha arrestato l'azione. Scusa Mary, sono Viola da San Siro, l'arbitro Levrero ha assegnato un rigore al Torino per un intervento di Turone ai danni di Graziani. Non ci è sembrato che l'intervento meritasse una punizione così grave, ma evidentemente il signor Levrero, che era molto più vicino di noi all'azione, ha visto bene, almeno secondo lui. Molti fischi ha raccolto comunque questa decisione dell'arbitro genovese e vediamo che in questo momento
Sala sta ponendo il pallone sul dischetto del rigore. È Pulici incaricato del tiro invece, è Pulici che batterà il rigore. Ripetiamo, siamo al 23esimo della ripresa, il Milan conduce sul Torino per 2-0 ed è questa la prima autentica occasione che ha il Torino per segnare. L'azione è piuttosto lunga, ci sono parte Pulici, tiro e la palla colpisce il palo e finisce sul fondo. A te, Ameri. Sì, d'accordo, e la notizia è giunta anche qui, d'accordo, abbiamo sentito che il Torino ha mancato la realizzazione di un calcio di rigore concesso dall'arbitro. Intanto vediamo che sta attaccando la Juve, ecco Bettega che riceve, passaggio di ritorno effettuato per Cucurella, al limite, passaggio ancora a Bettega, mortalmente Cucurella voleva dare la possibilità a Bettega di segnare la rete, la difesa dei nerazzurri ha respinto e si mette in azione sulla linea centrale del campo Niccoli con Oriali, ecco Niccoli che stringe verso il centro, riceve ora sulla destra Oriali, il passaggio dell'ala sinistra, cross sotto porta. Esce Zoff, blocca il pallone senza difficoltà e quindi con le mani lo rimette in gioco. E ancora Cucurella che scatta sulla destra. In attacco la Juve in questo momento scende, avendo Cucurella sulla destra, al centro Bettega, sulla sinistra Damiani. Ora Bettega si fa incontro a Cucurella per ricevere il pallone. Mentre vediamo che si sposta sull'estremo settore di destra Viola. Bettega al centro, avanza ancora. Damiani attende al limite dell'area ancora più avanti. Passaggio di ritorno di Damiani a Bettega, Bettega ancora a Furino, ecco Furino che sopraggiunge, ha recuperato il pallone, invita l'azione anche Morini, Morini passaggio ancora a Furino, Furino mette la palla a terra, l'allunga lateralmente per Capello che riceve in questo momento la palla, una specie di melina da parte della Juve, sulla destra è Viola che ha recuperato il pallone, si sposta da destra verso il centro, tocca ancora per Furino, quest'ultimo ancora all'indietro dove Cucurella è in possesso in questo momento della palla, osserva il piazzamento dei compagni, lascia quindi il pallone ancora a Furino e Furino rimette la palla nel cerchio del centro campo per Morini, Morini in profondità a Viola che recupera il pallone, cerca di spostarsi sulla destra, ecco ancora Viola in passo della palla, si è fermato, tocca sulla sinistra ancora per Furino, Furino vede com'è il piazzamento dei compagni e poi allunga ancora all'indietro al compagno di squadra Scirea, questo gioco ovviamente non piace molto ovviamente al pubblico, ecco Causio, Cucurella che riceve il pallone dalle retrovie, cerca di liberarsi di un avversario, non vi riesce e riparte in questo momento ancora l'Inter mentre scocca il 24esimo minuto del secondo tempo e la Juve in vantaggio per una rete a zero. Niccoli al centro, passaggio effettuato verso Giubertoni, Giubertoni vede Cattelani libero sulla sinistra e gli passa la palla, Cattelani ha un po' di difficoltà a mantenere il possesso della palla, si salva dal fallo laterale e rimette il pallone sui piedi di Bertini nella posizione di mezzo sinistro, avanza Bertini, cerca di liberarsi di Morini, in possesso ancora della palla, anzi è Boninsegna, passaggio ora a Bertini, ancora Boninsegna riceve il passaggio di ritorno da Bertini, stretto fra due avversari, va a terra Boninsegna, crediamo sospinto, ma vediamo che l'arbitro Menicucci facendo che si tratta di una simulazione di fallo. Alle spalle c'era stato pronto per fermare Boninsegna, Cucurella e quindi Causio rimette il pallone sui piedi di Bettega, indietro ancora a Causio, attendiamo che la partita assuma uno svolgimento almeno a questa azione, Damiani riceve il pallone sulla destra, tenta uno scatto, è indeciso sul da farsi, avanza ancora avanti a sé Giubertoni, non riesce a superarlo, ritorna ancora sulla palla, ancora Giubertoni che entra in teca scivolato, fermando l'azione di Capello, scatta in questo momento l'Inter in azione di contrattacco, riceve al centro Niccoli, fa proseguire la palla sulla destra per Oriali, che attenzione marca la linea... attenzione Ameri, è cambiato il risultato all'Olimpico, esattamente alla mezz'ora la Roma è passata in vantaggio con Prati, c'è stato un cross da destra da parte di Santarini, ha mancato completamente l'uscita Pulici, il cross rettifico è stato di Peccenini, comunque non cambia granché, Pulici ha sbagliato clamorosamente l'uscita, la palla è pervenuta a Prati che ha messo dentro, 1-0 per la Roma, a te la linea. Bene, io cederò la linea tra qualche istante, attendo che si concluda questa azione d'attacco, si è conclusa ora con un intervento difensivo da parte della Juventus che riproietta nuovamente all'attacco, al 25esimo il risultato è immutato qui al Comunale, sempre 1-0 per la Juve, a voi Cagliari. Dove si gioca il 26esimo della ripresa, immutato anche qui il risultato, sempre 1-1 la situazione fra Cagliari e Napoli. In quest'ultimo scorcio dell'incontro Gianluisi ha combinato 3 ammonizioni che hanno riguardato Valeri, Giuliano e Roffi. Al 24esimo Gori, dopo una lunga abile sgroppata, ha concluso di sinistro al lato quando ormai era a pochi passi dal gol. C'è stato qualche mormorio di disapprovazione da parte degli spalti, tuttavia bisogna ricordare che Gori è stato costretto a tirare con il piede sbagliato, che per quanto lo riguarda è il sinistro, e che anche il piede che è rimasto recentemente infortunato ha una vistosa fascia elastica proprio sulla gamba sinistra, il centravanti cagliaritano, e quindi si può spiegare in qualche modo la sua esitazione nel concludere dopo una sgroppata che peraltro ne aveva già provato notevolmente il fisico. Ancora in attacco comunque il Cagliari proprio con Gori, che ha scambiato molto
bene sulla sinistra con Mancin, poi con Roffi. Roffi ancora alla meglio nei confronti di Burnic, ma poi viene fermato da un intervento di Gianluisi che comanda una punizione in favore del Napoli. Al 28esimo al Sant'Elia, Cagliari-Napoli ancora sull'1-1 a Teferretti. All'Olimpico siamo dunque al 32esimo, la Roma è in vantaggio per 1-0 sulla Lazio, gol di Prati esattamente al mezz'ora, ve l'ho descritto un attimo fa in collegamento diretto. La Roma ha segnato proprio nel momento di maggior pressione dalla Lazio, segnaliamo quanto riporta il nostro taccuino prima del gol romanista. Al 24esimo un tiro molto forte di Di Bartolomei da circa 25 metri, Pulici respingeva a pugni uniti. Al 25esimo da Badiani all'altezza della bandierina destra a Garlaschelli al centro, il colpo di testa però non è preciso. La Lazio a quel punto aumentava ritmo e pressione, un minuto dopo aveva un'altra palla gol da D'Amico a Chinaglia quasi al centro dell'area di rigore, gran tiro del centravanti Rasoterre, grande parata a terra in due tempi da parte di Conti e poi il gol alla mezz'ora, un cross da parte di Peccennini che si era spostato nella posizione di ala destra, Pulici mancava completamente l'uscita e lasciava così la possibilità a Prati di insaccare 1-0 per la Roma sulla Lazio. A voi Milano. Mezz'ora esatta a San Siro, sempre il Milan in vantaggio sul Torino per 2-0. Vi abbiamo descritto il rigore fallito da Pulici, la palla ha colpito il palo della porta di Albertosi e non c'è altro da aggiungere per ora. A voi Catanzaro. Il risultato è invariato, il Catanzaro è sempre in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Piccinetti al 43esimo del primo tempo. Vani fino a questo momento tutti i tentativi del Perugia di raggiungere il pareggio, un po' per l'attenta difesa del Catanzaro, un po' per l'imprecisione di alcuni uomini chiave dello schieramento umbro. Il Perugia nel tentativo di dare maggiore consistenza alla sua manovra offensiva ha mandato in campo il numero 13 Vitulano, le cui caratteristiche sono quelle di centravanti e di sfondamento. Vitulano in campo da circa 3 minuti al posto della la destra scarpa, nient'altro da segnalare. A voi studio. E qui è lo studio con nulla di nuovo dagli altri campi. A Cesena, Cesena 1, Varese 1 al 25esimo, a Firenze Fiorentina 0, Ascoli 0 al 23esimo, a Vicenza al 24esimo, Lanerosi Vicenza 1, Sampdoria 1, a Terni Ternana 0, Bologna 0 al 25esimo. In Serie B due situazioni punteggio sono cambiate, a Bergamo l'Avellino ha pareggiato, Atalanta 1, Avellino 1, a Taranto, Taranto in vantaggio, Taranto 1, Foggia 0, comunque riguardo il quadro, Arezzo 0, Verona 0, Atalanta 1, Avellino 1, Como 1, Reggiana 0, Genoa 1, Pescara 1, Novara 0, Spal 1, Palermo 1, Brescia 0, Parma 0, Alessandria 0, San Benedettese 2, Brindisi 1, Taranto 1, Foggia 0. In Serie C Giulianova 1, Modena 0, Messina 1, Regina 0. Ed ora con interventi più leggeri da tutti i campi, linea Torino. Sì, d'accordo Bortoluzzi, siamo al 28esimo qui al Comunale di Torino, pochi istanti fa Viola con un colpo di testa ha tentato di sorprendere Vieri che si è dovuto tuffare sulla sinistra appunto per bloccare a terra la palla, attacca ora l'Inter, scende Cattellani sulla sinistra, giunta al limite dell'area, cerca di liberarsi di un avversario, poi avanza ancora, intervento molto bello da parte di Cucureddu che ferma l'azione e poi di Scirea, anzi collaborazione di Cucureddu, ferma l'azione rilanciando una volta la propria squadra. Ecco Cucureddu, cross verso il centro a Bettega che nel tentativo di uncinare la palla al volo la perde ad opera di Facchetti che serve Bertini nel cerchio del centrocampo, avanza il mezzo destro dell'Inter, serve sulla sinistra Bonizzini, è rimasto un po' solo in attacco, attaccato da Morini, Bonizzini si sposta dalla sinistra verso il centro, passa ancora a Bertini che fa qualche passo in avanti, sulla destra è libero Mariani, passaggio ancora invece a Bonizzini che cerca di effettuare un passaggio di ritorno a Bertini, la palla sguccia fra le mani della difesa juventina all'indietro verso Zoff che recupera il pallone e lo rimette in gioco con le mani. 29esimo 1-0 per la Juve qui al Comunale di Torino. A voi Cagliari. Dove si gioca il 31esimo, il Cagliari molto più vivo che non nei primi 45 minuti, anche perché il Napoli costretto ad inseguire la vittoria in dipendenza anche del risultato di Torino gli offre spesso l'opportunità di giocare di rimessa e in questo tipo di manovra la squadra di radice si dimostra in qualche occasione maestra. Le ritrovie azzurre sono in qualche volta in difficoltà, ma comunque chi tiene palla di più naturalmente è il Napoli, anche con i difensori proiettando spesso sulla linea offensiva i vari Bruscolotti, La Palma e lo stesso Burmic nel tentativo di dare maggior nervo al gioco d'attacco azzurro. Siamo al 31esimo, situazione immutata, 1-1 fra Cagliari e Napoli. A voi Roma. A Roma siamo al 36esimo, gran pressing della Lazio nel tentativo di recuperare il terreno perduto, ricordiamo che la Roma è in vantaggio per 1-0 con gol di Prati alla mezz'ora, sono stati sostituiti due uomini in tutte e due le squadre, Franzoni nella Lazio è entrato al posto di Badiani, c'è un cross adesso parato da Conti, mentre nelle file della Roma è uscito Penso ed è entrato Liguori, è tutto dall'Olimpico al 37esimo, 1-0 per la Roma sulla Lazio. A voi Milano. Al 33esimo San Siro il risultato è sempre lo stesso, col
Milan in vantaggio, cioè per 2-0 sul Torino. Vanno registrate due ammonizioni, una ai danni di Rivera, l'altra ai danni di Agroppi, e un'occasione fallita da Graziani. A voi Catanzaro. Situazione immutata, Catanzaro 1 Perugia 0 al 32esimo minuto della partita. Il tema dell'incontro in questo momento è sempre lo stesso, cioè il Perugia attacca e il Catanzaro controlla comunque molto bene la partita. A voi studio. E qui è lo studio a Cesena, siamo sempre in situazione di parità. Cesena 1 Varese 1 al 32esimo, a Firenze Fiorentina 0 Ascoli 0 al 31esimo, a Vicenza Lanerossi Vicenza 1 Sampdoria 1 al 30esimo, a Terni al 33esimo Ternana 0 Bologna 0. In Serie B sono cambiati due punteggi. A Bergamo Atalanta in vantaggio, Atalanta 2 Avellino 1, a Genova Genoa in vantaggio, Genoa 2 Pescara 1, Cirillo ci segnala in questo istante. Altro punteggio cambiato in Serie B, ad Arezzo il Verona è passato in vantaggio. Questa è la situazione, Arezzo 0 Verona 1, via Ameri. Ecco Damiani che riceve il pallone in aria, cerca di scoccare il tiro, ha parato ma non trattiene Vieri, la palla si innalza campanile, colpo di testa di Damiani, poi ancora Vieri esce due volte, la prima sulla testa di Vette che successivamente si blocca a terra con il pallone per fermare appunto la palla che poteva sfuggire al suo controllo e terminare sui piedi degli attaccanti juventini. Un'occasione mancata dalla Juve e su questa occasione mancata si riproietta ancora in avanti l'Inter, scende sulla destra con Scala in lotta con Furino che gli ha tolto la palla termina in fallo laterale a tre quarti di campo dalla metà campo juventina. La rimessa in gioco crediamo per l'Inter, ma Menicucci ha deciso di concedere un calcio di punizione anche alla squadra nerazzurra. Battuto da Uriali a Niccoli, cross per l'area avversaria, colpo di testa di Scirea, la palla salza campanile, recupera Capello, Bertini dalla parte opposta sopraggiunge in corso, non riesce a fermare la palla, la respinge Causio mettendola sui piedi di Viola che larga il gioco sulla destra per Cucureddu che scende, varca la linea mediana del campo, sulla sua destra si sposta in questo momento Viola, al centro riceve Bettega, passaggio ancora indietro per Cucureddu che avanza, attende ancora Causio, riceve in questo momento la palla, si destreggia, indietro ancora Viola, dal limite tiro, parata di Vieri che sfugge la palla. Si recupera ancora il pallone Vieri, voltandosi di scatto e buttandosi ancora sul pallone. Al 32esimo, sempre 1-0 per la Juve, continua a farsi pericolosa, voi Cagliari. Dove si gioca il 34esimo della ripresa, sempre 1-1 la situazione fra Cagliari e Napoli. Al 32esimo, cioè due minuti fa, Napoli vicinissimo al gol, punizione toccata ai 20 metri da Iuliano verso Bruscolotti, che lasciava partire una bordata di destro che trovava prima le mani protese di Vecchi e quindi la faccia interna della traversa da dove la palla schizzava di nuovo in campo. Successivamente una gigantesca mischia nell'area di Vecchi veniva sbrogliata da Nicolai dopo interventi di Braglia, Esposito e Iuliano, i cui tiri venivano tutti ribattuti. Napoli ancora all'attacco proprio con Esposito, mentre intanto entra Rampanti ed esce Pogliana. Siamo al 35esimo, mancano cioè 10 minuti alla conclusione. Cagliari-Napoli ancora sull'1-1, a te Ferretti. All'Olimpico siamo al 40esimo, mancano 5 minuti al termine della partita, tutta la Lazio in avanti, si gioca soltanto nell'area della Roma, adesso un tentativo di far filtrare la palla in area di rigore da parte di Martini. E senza esito perché nessun compagno aggancia il pallone, ripeto siamo a 5 minuti dal termine della partita, la Roma continua a condurre per 1-0 sulla Lazio, a voi Milano. Risultato immutato a San Siro dove mancano 9 minuti al termine, il Torino sembra più vivace in questo periodo e poco fa Albertosi è stato costretto in angolo da un pericoloso tiro di Salvadori, nient'altro, a voi Catanzaro. 10 minuti alla conclusione, Catanzaro 1 Perugia 0, da segnalare che il Catanzaro ha fallito poco fa il raddoppio con Palanca, è entrato in aria il giocatore ma ha calciato troppo forte sopra la traversa. A te Bortoluzzi. Sempre situazione di parità sugli altri quattro campi della Serie A, Cesena, Cesena 1 Varese 1, 35esimo, 34esimo a Firenze, Fiorentina 0, Ascoli 0, 33esimo a Vicenza, Lanerossi Vicenza 1, Sampdoria 1, a Terni, Ternana 0, Bologna 0 al 35esimo. Riguardiamo ancora la situazione in Serie B, Arezzo 0, Verona 1, Atalanta 2, Avellino 1, Como 1, Reggiana 0, Genoa 2, Pescara 1, Novara 0, Spal 1, Palermo 1, Brescia 0, Parma 0, Alessandria 0, San Benedettese 2, Brindisi 1, Taranto 1, Foggia 0. In Serie C Giulianova 1, Modena 0, Messina 1, Regina 0. Collegamenti tipo flash grazie via Meri. 11 minuti alla conclusione della partita. Attacca l'Inter dopo che la Juventus ha mancato con Damiani una clamorosissima occasione. È stato Vieri a salvarsi un po' con la mano, un po' con l'aiuto della traversa. È riuscito a deviare il pallone, una rovesciata della difesa della Juventus con Spinosi ed ecco l'attacco della Juve che cerca di ripartire dalla propria metà campo con Bettega che mette la palla a terra, la Juve attacca in questa fase finale dell'incontro, ecco scendere ancora Bettega, sulla destra attende Cucureddu, viene invece servito sull'estremo settore di sinistra Damiani, concina la palla, attendiamo l'esordio di questa azione, avanza ancora Damiani davanti a sé Giubertoni, entra in aria, fa partire un tiro indirizzato nel set alla sinistra di Vieri, tiro impreciso, il pallone termina sul fondo, a 10 minuti dalla conclusione della partita.
finita sempre 1-0 per la Juventus. A voi Cagliari. A 7 minuti dalla fine a Cagliari, Cagliari sfrutta una punizione con Bianchi e dal momento che si tratta di un giocatore che ha un ottimo piede, forse è il caso di tenere la linea qualche istante per vedere come si conclude questo calcio piazzato. La barriera azzurra è già formata, passaggio a Mancin, tiro, parata di Favaro. A 6 minuti dalla conclusione al Sant'Elia, ancora 1-1 fra Cagliari e Napoli. A voi Roma. Qui all'Olimpico mancano 3 minuti al termine, la Lazio va a battere il suo nono calcio d'angolo con Frustalupi, immediatamente susseguente all'ottavo, effettuato un colpo di testa, esce Conti in elevazione, riesce a bloccare, niente di fatto, dunque sempre la Roma in vantaggio per 1-0 sulla Lazio. A voi Milano. Dove mancano 6 minuti la conclusione, poco fa Chiaruggi ha mancato il terzo gol per il Milan che conduce sempre per 2-0. A voi Catanzaro. 8 minuti alla conclusione a Catanzaro, il Catanzaro è sempre in vantaggio per 1-0 sul Perugia, niente di particolare da segnalare. A voi studio. Qui è lo studio, scusate il ritardo, non eravamo al posto di lavoro, quindi situazione di parità ancora sugli altri campi. A Cesena, Cesena 1, Varese 1 al 39esimo, a Firenze 37esimo, Fiorentina 0, Ascoli 0, a Vicenza 38esimo, Lanerossi Vicenza 1, Sampdoria 1, a Terni 39esimo, Ternana 0, Bologna 0, Ameria ancora un collegamento flash, grazie, via Torino. Sì, d'accordo, sta attaccando l'Inter, Mariani è terminato a terra su un'azione difensiva da parte di Spinosi e tutto questo conseguente ad un'azione di calcio d'angolo che è stato battuto sulla destra di Zoff da parte di Bertini. Il pallone è terminato in faro laterale all'altezza della bandierina del calcio d'angolo e per la rimessa vediamo sono vicini Oriali e Mariani. Lascia Mariani il pallone ad Oriali, poi vediamo Menicucci facendo che si tratta di un calcio di punizione. Allora il pallone viene portato sul campo ed è Mariani che prende il posto di Oriali per battere questo calcio di punizione. Parte il tiro, che Furino bravissimo riesce a deviare. È un periodo particolarmente felice questo che sta attraversando il mediano della Juve, ha deviato il pallone in fallo laterale colpendo la distanza ravvicinata al calcio di punizione. Ora sulla rimessa in gioco a Correscala effettua un cross sotto la porta di Zoff che para senza difficoltà ed effettua il rinvio. A circa 8 minuti dalla conclusione della partita, sempre 1-0 per la Juve. A voi Cagliari. Al Sant'Elia mancano 5 minuti al termine, il Cagliari si accinge a battere un calcio d'angolo con Quagliozzi. Al termine di questa azione passeremo la linea a Roma. È il punto il numero 8 rossoblu che si accinge alla rincorsa, parte la parabola di Quagliozzi, spiova nel centro dell'area napoletana, colpo di testa e grande parata di Favaro sul colpo di testa di Virdis. Recupera lo stesso Virdis e mette sull'esterno della rete. A 5 minuti dalla fine ancora 1-1 fra Cagliari e Napoli. A voi Olimpico. Manca forse meno di un minuto al termine della partita, l'Olimpico sempre la Roma in vantaggio per 1-0 sulla Lazio. Un attimo fa una discesa di Rocca, una discesa che sembrava d'alleggerimento ma che poteva fruttare il 2-0. Rocca si è trovato solo davanti a Pulici mentre qualche laziale invocava il fuorigioco. Uscita di Pulici a piedi uniti e salvataggio, quindi sempre 1-0 per la Roma sulla Lazio. A voi Milano. Dove mancano 4 minuti al termine, un minuto fa è stato espulso Benetti per un fallo su Agroppi, poco prima Benetti era stato ammonito. Il Milan gioca quindi in 10 uomini, conduce però l'incontro abbastanza largamente per 2-0 quando mancano 4 minuti alla conclusione. A voi Catanzaro. Il Catanzaro è sempre in vantaggio per 1-0 sul Perugia mentre mancano 5 minuti alla conclusione della partita. Da segnalare una punizione dal limite del perugino Vitulano, la palla ha perforato la barriera ma il portiere Pellizzara ha parato con molta sicurezza. È tutto, a te Bortoluzzi. Grazie Luzzi, persiste la situazione di parità sugli altri campi. A Cesena, Cesena 1, Varese 1 al 41esimo, a Firenze 39esimo, Fiorentina 0, Ascoli 0, a Vicenza 41esimo, Lanerossi Vicenza 1, Sampdoria 1, a Terni 41esimo, Ternana 0, Bologna 0, vi ridò ancora una volta il quadro della Serie B: Arezzo 0, Verona 1, Atalanta 2, Avellino 1, Como 1, Reggiana 0, Genoa 2, Pescara 1, Novara 0, Spal 1, Palermo 1, Brescia 0, Parma 0, Alessandria 0, San Benedettese 2, Brindisi 1, Taranto 1, Foggia 0, in Serie C Giulianova 1, Modena 0, Messina 1, Regina 0, Ameri, ti chiedo ancora un flash e così da tutti i campi, via Torino. Sì, d'accordo, per dirti che sta attaccando la Juventus. Attenzione Ameri, ti chiedo scusa, flash dall'Olimpico, la partita è terminata, la Roma ha battuto la Lazio per 1-0, a te la linea. Ecco un attacco della Juve che sta per esaurirsi, il pallone davanti a Vieri, entra di testa Bettega, Vieri respinge di pugno, pallone recuperato ancora da Oriali, rimesso sui piedi di Bertini, lasciato alla foga di Scala che ha superato la linea centrale del campo mentre sulla destra rapidissimo si è portato Catellani nella posizione della destra, cross verso il centro, pallone deviato nella sua traiettoria da Furino, ancora recuperata ancora da Viola, passata all'indietro a Scirea, allungata ancora a Furino e si riporta in attacco la Juve. A 5 minuti dal termine sempre 1-0 per la Juventus. A voi Cagliari. Attenzione, attenzione, il Catanzaro ha raddoppiato, 2-0 ora per il Catanzaro con Ranieri. A voi la linea. Grazie Luzia. 2 minuti e mezzo dalla conclusione al Sant'Elia, ancora 1-1 fra Cagliari e Napoli.
Il Napoli sta spendendo gli ultimi spiccioli alla ricerca del successo, ma il Cagliari è molto saldo nelle retrovie e comunque ben protetto dai centrocampisti. A due minuti dal termine, 1-1 fra Napoli e Cagliari, e voi Roma. A Roma, ripeto, la partita è terminata, la Roma ha battuto la Lazio per 1-0 con un gol di Prati esattamente alla mezz'ora del secondo tempo, linea Milano. Dove mancano due minuti alla conclusione della partita, il Milan conduce sempre per 2-0 sul Torino, il gioco è fermo, è andato a terra inspiegabilmente Calloni prima che Rivera battesse un calcio di punizione e subito dopo Ferrini ha richiamato l'attenzione dell'arbitro su un oggetto che è volato in campo. Mancano, ripeto, due minuti al termine della partita, il Milan conduce per 2-0, a voi Catanzaro. E a Catanzaro perdura l'entusiasmo, come sentite il Catanzaro ha raddoppiato poco fa, come vi abbiamo detto, con il terzino Ranieri, è entrato in area, una gran botta nell'angolo, niente da fare per Marconcini. 2-0 dunque per il Catanzaro sul Perugia, a due minuti dalla conclusione, a voi studio. E qui è lo studio con nulla di nuovo dagli altri campi: Cesena 1, Varese 1, Fiorentina 0, Ascoli 0, Lanerossi Vicenza 1, Sampdoria 1, Ternana 0, Bologna 0. A Meriti lascio la linea sino al termine e prego dagli altri campi interventi per novità o risultati finali. Via Torino. Sì, d'accordo Bortoluzzi, io sto per riprendere la linea mentre sta per essere battuto un calcio di punizione in favore della Juventus accanto al vertice superiore sinistro del rettangolo dell'area. Ci sono alcune contestazioni fra i giocatori per alcuni metri di terreno. Finalmente si può battere questo calcio di punizione. I giocatori della Juve sono in attacco. Ecco Betta a cascata per ricevere il pallone di testa. Respinge invece Giubertoni. Al limite recupera Capello. Per qualche istante respinge ancora Bertini. Oggi è una giornata molto importante, ve lo sapete gentili ascoltatori, per lo sport italiano. Tennis si è laureato nuovamente campione del mondo di sci. Dobbiamo ricordare a questo proposito i nostri colleghi che la nostra trasmissione di Domenica Sport, che andrà in onda successivamente dopo il calcio minuto per minuto, inizierà per quanto riguarda il calcio con circa 10 minuti di ritardo. Parata frattanto di Vieri sull'azione di attacco da parte della Juventus. Vieri con i piedi è riuscito a respingere un tiro di Cucureddu. Cucureddu, ecco che poi Boninsegna si riporta in attacco per l'Inter. Ricordiamo quindi ai nostri colleghi che la trasmissione per quanto riguarda le interviste dei spogliatoi inizierà con 10 minuti di ritardo, perché i primi 10 minuti di Domenica Sport saranno dedicati alla grande vittoria appunto di Töni. Ecco intanto che attacca l'Inter, è stato Bini a cercare di passare a Boninsegna, colpo di testa sulla linea centrale del campo di Facchetti, che ha dato vita a un bel duello con Bettega, come un altro duello molto interessante è stato quello fra Giubertoni e Damiani. C'è un calcio di punizione per l'Inter, battuto Facchetti, serve Mariani sulla destra, in corsa Mariani con Spinosi lungo la linea del fallo laterale, stop improvviso dalla destra dell'Inter che poi tenta l'affondo girando Spinosi portandosi verso il fondo, non riesce a mantenere però il possesso della palla che termina definitivamente il campo per destinazione. Si esaurisce così l'azione d'attacco dell'Inter mentre mancano due minuti alla conclusione dell'incontro e la Juventus, grazie alla rete messa a segno da Cucureddu su calcio di punizione al 39esimo del primo tempo, conduce sempre per 1-0. Intanto Viola al limite dell'area ha scambiato il pallone con il proprio portiere Zoff, che effettua in questo momento il rinvio. Ferma però il pallone Oriali, che si porta subito rapidamente verso l'area avversaria in collaborazione con Scala, nella posizione della destra. Cross, raso terra verso il centro, blocca molto bene il pallone Scirea, lo passa a Furino che si disimpegna con altrettanta bravura, tocca fuori area sulla sinistra per Capello. Passaggio al limite dell'area ancora per Viola, che avanza verso la linea mediana del campo. Poi cede il pallone sulla sinistra a Furino. Quest'ultimo indietro a Scirea, che proviene dalla retrovia. Perde la palla Scirea anche per un intervento di Nicoli non molto scorretto, crediamo, e infatti è così. C'è attenzione un calcio di punizione... Torino, finale a Cagliari, Cagliari e Napoli, 1-1, a te la linea. C'è un calcio di punizione concesso per la Juve, è Scirea che si appresta a battere questo calcio di punizione, poi lascia invece che Capello si incarichi di toccare indietro proprio a Scirea libero, passaggio laterale sulla sinistra per Furino che avanza indeciso da farsi, poi tocca ancora indietro a Scirea, si sposta alle spalle di Scirea ancora Morini per misura prudenziale, mentre invece viene chiamato l'azione Zoff che al disco del rigore recupera il pallone che ne ha passato i suoi compagni e lo mette sulla destra sui piedi di Spinosi, allarga Spinosi il gioco per Cucureddu, ecco Cucureddu a Meri, verso... attenzione, finale a Catanzaro, Catanzaro batte Perugia 2-0, a te la linea. Da Cucureddu a Damiani che è arretrato verso la linea centrale del campo, ancora il pallone all'indietro a Scirea, lasciata ancora sui piedi di Furino, ecco che Furino cerca di mantenere il possesso della palla il più a lungo possibile, tocca ancora sulla destra dove si è spostato in questo momento Damiani, ecco Damiani fa qualche passo, poi lancia il pallone in avanti, perso Bettega, bellissimo il servizio di Bettega per la corrente Causio, che però si vede anzi Viola, il quale si vede anticipato però dai difensori nerazzurri, con passaggio indietro al portiere Vieri. Fuori area attendoriale, riceve da Vieri, tocca ancora sulla destra per Scala, la partita possiamo considerare ormai conclusa, da Scala lateralmente per Bertini, avanza Bertini ancora, supera la linea mediana del campo, in possesso della palla,
scambia il pallone con Facchetti che si è portato alla sua sinistra. Ecco il capitano dell'Inter, forse nell'ultimo affondo della giornata per i nerazzurri, affondo che non va in porto perché Viola ha già fermato il passaggio di Facchetti a Bertini e ripropone invece un'azione d'attacco per la propria squadra. Sulla destra scende in questo momento Occuretto, tocca ancora il pallone per Bette che ha scattato in posizione di fuorigioco, l'azione viene fermata dall'arbitro Anzicausio, viene fermata dall'arbitro Menicucci che ha diretto l'incontro e viene concesso nemmeno il calcio di punizione perché in questo momento l'arbitro fischia la chiusura della partita. La vecchia signora si è ripreso quello che una settimana fa era stata costretta a cedere all'Olimpico. Scusa Mary, anche da San Siro il risultato finale Milan batte Torino 2-0. Dicevo che si è ripresa quella che era stata costretta a cedere all'Olimpico, un po' a tutti i suoi inseguitori, sono ripreso al comunale ai danni di un Inter che ha denunciato soprattutto l'assenza fra le sue file del suo capitano e della sua pedina importantissima Sandro Mazzola. La Juve non è riuscita a dare maggiore consistenza al suo successo, soprattutto nella ripresa, quando si è disimpegnata meglio e ha cercato di dare ritmo e consistenza alla sua azione offensiva, un po' per sfortuna, un po' per la bravura forse di avversari, però non è riuscita nell'intento. Comincia per la Juve un periodo in cui i bianconeri forse devono cercare più il risultato che l'estetica del loro gioco, Coppa e campionato impongono certi sacrifici. Oggi il campionato ha detto ancora una volta Juventus, vedremo quali saranno gli sviluppi di questo interessante torneo nelle prossime domeniche. Intanto ricordiamo il risultato qui al Comunale di Torino, la Juventus ha battuto l'Internazionale per 1-0, ha segnato su calcio di punizione al 39esimo primo tempo Cucuretto. Il nostro servizio al Comunale di Torino è terminato, a te Bortoluzzi. Prima di collegarci con gli altri campi di gioco, la Stock vi ricorda i suoi famosi brandi. Stock 84, Royal Stock, Stock Original, tre eccellenti interpretazioni di una lunga tradizione. E dallo studio centrale completiamo i risultati finali a Cesena, Cesena e Varese 1-1, a Firenze Fiorentina ed Ascoli 0-0, a Vicenza Lanerossi Vicenza e Sampdoria 1-1, a Terni Ternana e Bologna 0-0. Andiamo ora con la panoramica per le brevi cronache, a te Sandro Ciotti. Va bene Bortoluzzi, ricordiamo il risultato finale del Sant'Elia 1-1 fra Cagliari e Napoli, il gioco piuttosto spento e comunque condotto su ritmi blandi nei primi 45 minuti che hanno visto in Napoli più autorevole e assiduo del Cagliari, si è ravvivato notevolmente nella ripresa soprattutto dopo l'autogol di Mancini che al settimo portava in vantaggio il Napoli. Chiamato a rincorrere il risultato, il Cagliari raggiungeva una organicità di movimenti che nel primo tempo i soffocanti palleggi del Napoli gli avevano impedito e perveniva al pareggio con una ottima conclusione di Bianchi da media distanza. Da questo momento in poi il gioco si faceva definitivamente equilibrato con una costante alternanza di opportunità nelle due aree, ma nel finale erano proprio i padroni di casa ad avere a disposizione le più invitanti palle gol. Una in particolare veniva sventata con un'ottima parata sulla propria destra da Favaro al suo esordio stagionale su colpo di testa di Virdis in conseguenza di un calcio d'angolo battuto da Quagliozzi. Per quanto riguarda i cagliaritani ci è sembrato che Vecchi insieme a Bianchi sia stato forse il rappresentante più efficace della sua squadra, anche se va sottolineato il confortante rientro di Gori che ha comunque saputo sempre imbarazzare la difesa avversaria nonostante sia reduce da un grave infortunio. Per quanto riguarda il Napoli, il solito gioco piuttosto velleitario e accademico a metà campo, molto assiduo, a volte molto organico, ma sempre una certa carenza al momento di concludere da parte delle punte. Ha arbitrato Gianluisi davanti a 25.000 spettatori, vi ricordiamo ancora il risultato finale 1-1 fra Cagliari e Napoli, autogol di Mancini al settimo della ripresa, pareggio di Bianchi al 17esimo, a voi Roma. Dunque all'Olimpico risultato finale, Roma batte Lazio 1-0, fino al momento del gol giallorosso la Roma era sembrata leggermente più legata rispetto alle ultime esibizioni, così come la Lazio aveva messo in mostra una maggiore disinvoltura e un gioco d'assieme più registrato. Nonostante la pioggia insistente, il gioco era stato veloce ed appassionante con azioni alterne che legittimavano il pareggio, anche se bisogna ricordare che la Lazio aveva all'attivo forse le tre azioni più pericolose, quella di D'Amico nel primo tempo con respinta di Conti in scivolata, quella di Chinaglia nella ripresa con parata a terra sempre di Conti e quella di Oddi con tiro all'incrocio dei pali nel secondo tempo deviato in calcio d'angolo. Anche la Roma aveva avuto le sue occasioni, soprattutto quelle di Penso nel primo tempo, colpo di testa che sfiorava la traversa, e quella di Di Bartolomei nel secondo tempo con tiro violento da circa 25 metri deviato in calcio d'angolo. Cosicché a quel punto, dicevamo, il pareggio poteva essere considerato più che giusto, ma la Roma aveva il pregio di sfruttare meglio la sua grande occasione. Alla mezz'ora, da una fuga di Peccenini sulla destra, scaturiva un cross che Pulici, sbagliando il tempo dell'uscita, non riusciva ad agganciare. Prati così non aveva difficoltà ad insaccare ed era il gol della vittoria. E ricordiamo che con questa vittoria la Roma effettua il sorpasso e supera la Lazio in classifica di un punto. I calci d'angolo sono stati 9-2 per la Lazio. Ricordo il risultato finale, Roma batte Lazio 1-0. A voi Milano.
Finale anche a San Siro, dove il Milan ha battuto il Torino per 2-0. Tradizione rispettata in tutti i sensi. Il Torino esce sconfitto dopo una partita abbastanza vivace, con qualche durezza. È stato espulso Benetti, sono stati ammoniti Rivera, Groppi e Pallavicini. C'è stato un rigore mancato da Pulici, che ha visto proprio tiro respinto dal palo. Qualche intemperanza da parte del pubblico. Arbitraggio del signor Levrero contestato. E infine gol vincenti di Gorin al sesto e Calloni al 36esimo del primo tempo. Ma a proposito del gol di Calloni, c'è qualche dubbio che risolveremo in Domenica Sport. Qualcuno infatti ha visto una deviazione di Agroppi. Rapidamente i giudizi. Nel Milan, che ha legittimato la vittoria con una buona partita, i migliori sono stati nell'ordine Gorin, Bigon e Rivera. Nel Torino, che ha pagato probabilmente le molte assenze in difesa, si può dire che ha esordito felicemente il portiere Manfredi. Gli altri tutti più o meno su un identico piano di mediocrità. Ha diretto, come abbiamo già detto, il signor Levrero, davanti a 45.000 spettatori circa. Gli angoli sono stati 11-6 per il Torino. Ripeto il risultato finale: Milan batte Torino 2-0. A voi Catanzaro. Catanzaro batte Perugia 2-0, i gol 1 per tempo. Al 43esimo il centravanti Piccinetti ha schiacciato in rete da posizione ravvicinata un cross di Palanca. Al 42esimo della ripresa il terzino Ranieri è scappato in contropiede, ha sorpreso tutti, è entrato in area e ha tirato una gran botta nell'angolino alto alla destra dell'incolpevole Marconcini. Il Catanzaro ha dato dimostrazione di essere una squadra di gran carattere, ha tenuto saldamente in pugno la partita nel primo tempo e l'ha controllata nella ripresa, quando il Perugia ha attaccato quasi costantemente nel tentativo di pareggiare. Il Catanzaro entra con pieno merito in zona promozione, il Perugia resta al comando della classifica e, nonostante la sconfitta, non ha affatto dato l'impressione di essere in crisi. Ha arbitrato Michelotti al cospetto di un pubblico numeroso ed entusiasta. È tutto, a voi studio. Grazie Luzzi, qualche minuto ancora dallo studio. A Cesena quindi, Cesena e Varese 1-1, primo tempo 1-1. All'ottavo minuto segna tre soldi e pareggia al ventesimo per il Cesena Bertarelli. Da segnalare al 14esimo della ripresa un rigore a favore del Varese per fallo di Danova su Sperotto, è stato parato dal portiere Boranga, calciato il rigore Sperotto. I calci d'angolo 11-1 per il Cesena, arbitrato il signor Menegali. A Firenze Fiorentina ed Ascoli 0-0, 9-4 in favore della Fiorentina agli angoli, arbitrato il signor Gussoni. A Vicenza Lanerossi Vicenza e Sampdoria 1-1, primo tempo 1-1, le reti al 17esimo Bedin per la Sampdoria e al 42esimo pareggia per il Vicenza Vitali. Al pochi minuti dal termine della partita, Salvi della Sampdoria è stato espulso per proteste. Calci d'angolo 5-4 per il Lanerossi Vicenza, arbitrato il signor Serafino. A Terni, Ternana e Bologna 0-0, 7-6 gli angoli per il Bologna, arbitrato il signor Casarin. E veniamo al riepilogo dei risultati. A Cagliari, Cagliari e Napoli 1-1, a Cesena, Cesena e Varese 1-1, a Firenze, Fiorentina ed Ascoli 0-0, a Torino, Juventus batte Internazionale 1-0, a Vicenza, Lanerossi Vicenza e Sampdoria 1-1, a Roma, Roma batte Lazio 1-0, a Milano, Milan batte Torino 2-0, a Terni, Ternana e Bologna 0-0. La classifica: Juventus punti 34, Napoli 30, Roma 29, Lazio 28, Torino e Milan 27, Bologna 26, Internazionale 24, Fiorentina 22, Cagliari 20, Ternana e Cesena 18, Lanerossi Vicenza ed Ascoli 17, Sampdoria 16, Varese 15 punti. Classifica dei marcatori della Serie A: al comando Savoldi del Bologna con 15 reti, seguono con 11 reti Pulici del Torino e Prati della Roma, con 10 Chinaglia della Lazio e con 9 Clerici del Napoli. E passiamo ai risultati finali della Serie B. Ad Arezzo, Verona batte Arezzo 1-0. A Bergamo, Atalanta batte Avellino 2-1. A Catanzaro, Catanzaro batte Perugia 2-0. A Como, Como batte Reggiana 1-0. A Genova, Genoa batte Pescara 2-1. A Novara, Spal batte Novara 1-0. A Palermo, Palermo batte Brescia 1-0. A Parma, Parma ed Alessandria 0-0. A San Benedetto del Tronto, San Benedettese batte Brindisi 2-1. A Taranto, Taranto batte Foggia 1-0. Classifica: Perugia 33 punti, Verona 32, Palermo 31. Quindi Como 30, Catanzaro 29, Avellino, Genoa e Novara 26, Brescia, Pescara e San Benedettese 25, Foggia, Parma, Atalanta, Taranto e Spal 24, Alessandria 21, Arezzo, Reggiana e Brindisi 18 punti. In Serie C, a 3 minuti dalla fine, a Giulianova, Giulianova 1, Modena 0. A Messina, questo è un altro risultato parziale, Messina 1, Regina 0, a 5 minuti dalla fine. Gentili ascoltatori, abbiamo così concluso la trasmissione. Noi vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre sul programma nazionale, sempre alle ore 16. Vi invitiamo tra un minuto circa all'ascolto di Domenica Sport sul secondo programma. Un cordiale buonasera, grazie dell'attenzione e arrivederci.
Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto. Hanno preso parte alla trasmissione i radiocronisti Enrico Ameri da Torino, Sandro Ciotti da Cagliari, Claudio Ferretti da Roma, Giuseppe Viola da Milano, Ezio Luzzi da Catanzaro. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, in redazione Arnaldo Verri e Ivo Fineschi. Dalla Stock di Trieste un cordiale ringraziamento per l'ascolto. Stock 84, Royal Stock, Stock Original. Tre grandi brandy, tre aromi diversi, famosi per la loro unica e inconfondibile qualità. E se vi piace la grappa, vi ricordiamo Julia, la grappa dal carattere autenticamente genuino.